Ti rispondo prima in modo come risponderebbero, penso, tutti, classico, ma siamo solo all'inizio del campionato. Poi ti rispondo a maniera mia. Per noi non ci sono mai partite banali, perché siamo costretti a vincere il campionato, a vincere tutte le partite per quello che si sente nell'aria. Perciò poi a te la scelta migliore della risposta. Per me non esiste una partita banale, una partita importante. E mancano, dopo di questa, ancora 31 partite al campionato. Come si sa e come tutti sanno, frasi fatte, ma la verità è che il campionato ancora deve iniziare. Inizierà col freddo, con l'arrivo del generale, quando le rose saranno ridotte, quando ci saranno i primi infortuni, i primi squalificati, campi pesanti, quando ci sarà il mercato di riparazione, in Serie D specialmente troveremo tutte squadre diverse da quelle che erano prima. Perciò noi dobbiamo prenderla per il nostro cammino, che è un cammino importante. Che è un cammino che deve essere da protagonisti sempre in tutte le partite, perciò è quello che ho detto ai ragazzi: partita alla volta. Questa qui per noi sarà come una finale, perché tutte saranno per noi come finali, perciò non c'è un punto di partenza, una squadra, una partita decisiva, non c'è niente, cioè tutte le partite sono decisive per noi. Questo è lo spirito che noi dobbiamo vivere con serenità. Allenandoci bene, con gioia, perché il calcio è un gioco e va con gioia, senza polemiche, senza niente, va vissuto con gioia. Poi il campo ci dirà se abbiamo fatto, bene o male, perché quello è l'unico signore che ti dice sempre la verità. Alla fine di tutti i campionati, di tutte le vittorie, di tutte le retrocessioni, di tutte le chiacchiere che si fanno al 96esimo, quel signore là ti dice sempre la verità. E perciò la dobbiamo vivere così. Per quanto riguarda invece il Montespaccare, è una squadra importante. Io ho la fortuna di aver allenato parecchi giocatori là. Uno su tutto, Giannetti. Giannetti ha vinto lo scudetto con la Roma Primavera, è nato all'Inter Primavera, ha partecipato alla Youth League quando vinsero l'Inter dei Stramaccioni. Sono giocatori importanti che poi non fanno un percorso di crescita per tanti tanti motivi, personali, gestione, procuratori. Il mondo del calcio è un mondo dove non va avanti il migliore, non è un mondo di meritocrazia, è un mondo di conoscenze. È un mondo di sistema, è un mondo d'apparato, questo è il mondo del calcio in Italia. Perciò là ci sono giocatori di Maimone Galì che ha fatto parecchie apparizioni in Serie C, ancora giovane, era un talento della Roma. E andiamo poi su Tataranno, 99 molto importante in mezzo al campo. Bosi, un giocatore inespresso, un talento da bambino, è 92, perciò hanno dei valori. Se stanno facendo bene è perché hanno dei valori, noi li dobbiamo rispettare, ma dobbiamo andare nel campo come abbiamo fatto sempre, con la voglia di vincere. No, pane e pompiere no, perché io ritengo che è una squadra intelligente e nel calcio intelligenza non appartiene a tanti, il calcio è un mondo di furbi e di poco intelligenti, come dico della meritocrazia, che non sono arrivati tanti perché la meritocrazia appartiene poco a questo mondo, è uguale all'intelligenza. Invece io la ritengo una squadra intelligente nel calcio, che sa il momento che bisogna scherzare, il momento che bisogna andare un po' più piano, è il momento dove la concentrazione diventa massimale. E me ne sono accorto da giovedì pomeriggio, dall'allenamento di giovedì, dove loro la sentono, dove loro sanno l'importanza di questa partita come di tutte le altre. Perciò non devo fare né da pompieri né, è una squadra intelligente e penso che domani faranno e faremo una grande partita. Poi il risultato, questo è dato da 8.000 componenti, però io sono convinto che faremo una grande prestazione. Ma sì, tutte, sono queste classiche un po'. Non andare, no, quando sei là sopra, anche se sei una squadra piccola, quando sei là ti piace stare là e ti piace venire qua attenta per fare il risultato e fare una grande partita. Io sono convinto che loro non hanno niente da perdere e faranno la loro partita, ma noi faremo la nostra. Poi quel signore là ci dirà se abbiamo lavorato bene questa settimana, se abbiamo approcciato bene, se invece abbiamo sofferto, abbiamo sbagliato qualcosa, lo sapremo dopo. Io sono convinto, come sono stato sempre convinto anche nei momenti, che questa è una squadra che ha dei valori e i valori poi nel calcio escono prima o poi escono fuori. E oltre che ai valori tecnici tattici, ha valori caratteriali, perché noi siamo partiti dopo la partita di Coppa Italia che non era facile. E a parte il risultato abbiamo fatto anche una discreta espressione di gioco. E abbinare le due cose non è mai facile. Va affrontata come abbiamo affrontato l'altra. Io parlo sempre di cattiveria agonistica, cioè cattivi, nel senso che noi domani dobbiamo andare in campo e sapere che dobbiamo raggiungere un risultato. Perciò, e poi siamo a casa nostra, un campo importante, un campo bellissimo che veramente sta riprendendo lo splendore di una volta, con un pubblico importante, che ho saputo che ci sarà come sempre vicino e anche in numero ancora più massiccio. Noi dobbiamo continuare su questa strada. Quello deve essere il nostro obiettivo, coinvolgere,
far sì che tutte le componenti si coinvolgano per il raggiungimento di un obiettivo positivo. Questo tante volte è più importante di un sistema tattico. Per quanto riguarda i problemi che ci potrà dare la partita, possono essere molti, perché loro sono giovani, perciò hanno gamba, hanno corsa, fanno un 4-3-3 abbastanza scolastico ma efficiente. Vediamo un pochettino come poi l'avranno preparata, se ci vengono a prendere, ci aspettano. E questa è una strategia che loro, noi sappiamo la nostra, che dobbiamo andare in campo per cercare di vincere. Da qua non si scappa, e tutto il resto, come diceva uno dei più grandi, è noia.